Amiche e amici, buonasera. Sono molto felice anche in questa occasione di potervi incontrare e di poter parlare con voi, ragionare con voi su un tema come quello che ci si propone questa sera di affrontare. È un tema che mi sta particolarmente a cuore e che con l'attività di libreria abbiamo, dico abbiamo perché lo abbiamo fatto insieme, abbiamo affrontato già in passato in modo addirittura metodico. Ricorderete forse quel ciclo di incontri che attorno al 2013-2014 avevamo organizzato per riflettere sulla situazione siriana e per riuscire a capire che cosa stesse accadendo in quel paese. Un paese, fra le altre cose, devo confessarvi che mi è molto caro perché mi legano a lui dei ricordi e delle immagini veramente straordinarie. Ebbi modo di visitare la Siria nel 2003 e devo dire che la Siria è uno dei paesi che più in assoluto mi è rimasto dentro, nella mente, e direi proprio in quella parte forse dell'animo dove il fascino ha la capacità di colpire più strettamente, che niente, insomma, me lo fa amare, me lo farà amare per sempre. Così come in quell'occasione avemmo modo di parlare della Siria con Massimiliano Trentin, che si era mostrato all'epoca disponibilissimo, si era recato a Tirano per ben 2 volte per incontrarci. D'altro canto, dandoci un saggio e un aiuto nel ricostruire che cosa stava accadendo, davvero encomiabile. Bene, questa sera lo ritroveremo dopo una distanza che, ripeto, ormai si è fatta di 7-8 anni. Beh, prima di passarvelo volevo solo dirvi questo. Quando ho pensato di interpellare Massimiliano sul tema che vedete, cioè sul Medio Oriente, lui che è uno storico del Medio Oriente, i fatti che purtroppo stanno funestando la Palestina in questi ultimi giorni erano ancora lungi dal venire e francamente mi sarei aspettato che non accadessero proprio. Invece, purtroppo, sono accaduti. Sarà quindi inevitabile che questa sera noi se ne parli. In realtà, in qualche modo, l'intento mio originale, e vado a concludere con questo, era quello di, attraverso proprio le parole di Massimiliano, di riuscire un po' a fare il punto sulla situazione siriana e attraverso la situazione siriana parlare di altre almeno 4 aree di crisi del Medio Oriente. Certamente la questione del rapporto tra Iran e paesi del Golfo, Iran e Stati Uniti, laddove gli Stati Uniti sono di fatto ancora il paese che, pur vedremo come e secondo che modulazione, ha la maggior capacità di influenza sull'area, in modo particolare grazie alla sua stretta alleanza con l'Arabia Saudita, che ne è in qualche modo addirittura dipendente, e gli Emirati Arabi Uniti. Dicevamo, la questione iraniana, da un lato, che si riverbera pesantemente sullo Yemen e sulla guerra civile che sta dilaniando un paese di 25 milioni di abitanti, stremandolo alla fame, e la situazione libica. Dalla Libia, che è stato per anni un paese in qualche modo molto legato a noi anche dal punto di vista diplomatico, prima di Gheddafi, ma anche successivamente a Gheddafi, beh, abbiamo avuto recentemente una stabilizzazione che è potuta accadere solo grazie al pesante intervento della Turchia a fianco di uno dei combattenti. E la Turchia in questo caso qui ha fatto un po' anche i nostri interessi, ma di questo poi vedremo con Massimiliano, che vado a presentarvi. Eccoci qua. Buonasera, buonasera Massimiliano. Ciao. Buonasera, ciao Alberto e buonasera a tutte e a tutti. Davvero benvenuto, grazie un sacco di essere qui tra di noi ancora. Insomma, abbiamo un ricordo di quei discorsi siriani molto bello intendo,
per la, diciamo così, per il dono che ci hai fatto di aiutare a riflettere, avendo dei dati di fatto concreti su quella situazione. Insomma, ci ha aiutato veramente a capire un po' meglio che cosa è accaduto. E grazie a voi dell'invito di ieri e di oggi. D'altro canto, proprio in questi giorni qua, adesso settimana più settimana meno, cade proprio il decennale dello scoppio delle primavere arabe e degli stessi dell'inizio tragico dei fatti siriani. Ecco, averti qui quindi è più che un'occasione preziosa. Non ho altro da dirti, ascolto volentieri sostanzialmente quello che tu hai da dirci. Vorrei solo ricordare al nostro pubblico chi sei. Sei un ricercatore associato sei un ricercatore associato dell'Università di Bologna, ti occupi di storia del Medio Oriente ormai da un sacco di tempo, hai alle tue spalle diverse pubblicazioni sia monografiche, hai studiato ad esempio la Siria dall'epoca Batista e i suoi rapporti con la Germania orientale, hai studiato come in qualche modo gli ingegneri della Germania orientale hanno contribuito allo sviluppo, insomma, della Siria stessa tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, hai scritto di moltissimi altri argomenti, tutti legati alla storia del Medio Oriente, ma soprattutto di Siria, di cui sei un esperto, peraltro. Recentemente ti sei occupato di temi storico-economici, del debito ad esempio di paesi come il Marocco e come l'Iran, del rapporto tra debito e relative azioni politiche interne e riflessi esterni. Beh, detto questo, ti lascio la parola. Volevo ricordare soltanto a tutti coloro che sono collegati di intervenire postando le loro domande. È un'occasione, ripeto, più unica che rara per riuscire a capire in questa fase così cruciale che cosa sta accadendo in Medio Oriente. Prego, prego Massimiliano, lascia a te la parola. E correggi se ho detto qualcosa di improprio. Assolutamente niente, grazie Alberto e grazie per l'ospitalità, ripeto, sia di ieri che ancora di oggi, insomma, se perseveri, diciamo, grazie e complimenti sempre per tutte le iniziative che metti in piedi con la libreria Il Mosaico, veramente un piccolo grande tesoro. Allora cerchiamo di andare direttamente al punto, chiarendo un po' quello che è mia intenzione presentarvi oggi, cioè nella prima parte un quadro di sintesi, tanto di analisi e di interpretazione delle grandi trasformazioni che quell'area che va dal Marocco all'Iran, dalla Turchia allo Yemen, hanno vissuto negli ultimi decenni. Trasformazioni sia interne alla regione, sia nelle relazioni tra la regione e il resto del mondo. Detto, diciamo, facendo questa piccola introduzione, andremo poi a toccare una serie di argomenti che Alberto mi ha chiesto, vediamo se e come questi argomenti possono essere compresi alla luce, diciamo, delle dinamiche precedenti che presenterò nella prima parte. Come sempre, non sarà un'analisi esaustiva, perché la realtà è sempre scappa a qualsiasi griglia interpretativa, perché ne eccede le maglie di interpretazione, e per cui prendetela come una, diciamo, delle possibili interpretazioni che ci sono. E chiaramente all'interno di questo toccheremo anche quello che è l'argomento un po' del, della,
della cronaca quotidiana che si è imposta nuovamente alla nostra attenzione, che è il conflitto israelo-palestinese, un conflitto che continua. Ne avevamo nel 2018 diciamo, commemorato i 100 anni, e no, 100 anni, insomma, l'anniversario, continua, no, speriamo che, di non raggiungere No, i 100 anni. speriamo. Speriamolo vivamente, anzitutto per chi vive in quelle zone. E lo toccheremo necessariamente perché io sono ancora tra coloro che ritengono che il conflitto arabo-israeliano e in particolare nella sua declinazione israelo-palestinese sia uno dei conflitti principali che mantengono l'intera regione armata fino ai denti, sempre diciamo, suscettibile di trasformare i normali conflitti politici in conflitti armati, quindi la politica che poi viene. Si esprime attraverso la violenza, la coercizione, la violenza armata, e che quindi, come è stato il caso della Siria, poi prende il sopravvento sulle forze non armate, le forze politiche e civili, e vedremo se come diciamo, questo, gli ultimi eventi possono essere compresi. Ora, andiamo, mi permetto, scusate, l'allergia della primavera, sebbene le temperature non siano propriamente primaverili, ma comunque, mi permetto di condividere con voi, e qua chiedo l'aiuto di Alberto, alcune, diciamo, slide che utilizzo in queste occasioni, che sono utili, avviso, a ricordare quali sono alcuni elementi di base che caratterizzano non solo la storia della regione, ma la politica, l'economia, la società, e nelle sue anche trasformazioni. Perché non è vero che la storia vede sempre ciò che è uguale a se stesso. No, anzi, il compito dello storico è anche vedere come le cose cambiano e si trasformano. Nel tempo e nello spazio, i due assi, diciamo, di una buona analisi storica. Allora, bene, ecco qua, vediamo, Alberto, dimmi. Sì, vede, eccoci qua. Adesso lo ingrandisco in modo tale che possa essere a Allora, schermo pieno. eccoci qua. Allora, riesci a vedere? Riuscite a vedere? Perfettamente. Perfetto. Allora, giusto vado in maniera estremamente sintetica proprio per titoli, poi se avete curiosità, domande, ci torniamo. Allora, ricordiamo un attimo, perché la regione del Medio Oriente e Nord Africa, cioè quella regione che va dal Marocco all'Iran, dalla Turchia allo Yemen, è importante per le relazioni internazionali, quindi per l'Europa, per l'Asia, per l'Africa, per le Americhe, essenzialmente per quattro elementi. Uno, è un punto, uno snodo logistico delle comunicazioni globali. Lo è sempre stato, sempre nella storia, perché sono quegli spazi, quei territori che permettono di unire l'Asia orientale, l'Asia centrale con l'Europa, ma anche l'Asia e l'Europa con l'Africa, in particolare l'Africa subsahariana, attraverso il mare Mediterraneo, attraverso il Mar Rosso, attraverso la penisola del Sinai, si passava sempre di lì. E nonostante anche poi un certo Vasco da Gama
contribuì, diciamo, a permettere ai bianchi europei di raggiungere le Indie senza bypassando l'intermediazione dei commercianti, delle autorità musulmane, comunque conveniva passare per terra o per mare attraverso il Medio Oriente, perché la circumnavigazione dell'Africa, abbiamo visto il caso della container bloccata di traverso nel canale di Suez, conviene sempre passare per il canale di Suez qualsiasi intoppo ci possa essere, piuttosto che circumnavigare l'Africa. Primo elemento, e altro elemento, e attenzione, questo vale per i commerci. Ricordiamo che la globalizzazione viaggia sulle navi, prima di tutto. E altro elemento sempre più interessante, e qua sempre più importante, che lo ritroveremo, anche i canali delle comunicazioni. La maggior parte delle comunicazioni tra i continenti passa attraverso canali, condotte sottomarine, i cavi sottomarini. Una volta era solo il telegrafo, il telefono, adesso si parla di internet. Allora, la maggior parte dei cavi sottomarini che collegano le comunicazioni, le telecomunicazioni tra Europa e Asia passano per il Medio Oriente e in particolare passano per ancora il canale di Suez. Ma si stanno diversificando anche su questo. Altro elemento più recente dal punto di vista storico, l'energia, il petrolio. Il petrolio è sempre stato lì, dai tempi di Gilgamesh, ma quello che importa è che dalla fine Ottocento, ma soprattutto dalla Prima Guerra Mondiale in poi, il petrolio diventa un prodotto di consumo di massa, dell'industrializzazione di massa, tanto occidentale quanto del resto del mondo, a diverse fasi. E l'energia, la regione è ricchissima di energia, di idrocarburi, che piacciono o meno, che continueranno a essere una voce importante della meccanizzazione, dell'industrializzazione e dell'urbanizzazione del mondo odierno. L'energia che, diciamo, principalmente nel XX secolo è andato dalla regione a occidente, cioè verso l'Europa, adesso va un po' in Europa e tanta in Oriente. Ecco, quindi quel valore che per esempio ha il Medio Oriente per paesi come l'India, paesi come la Cina, paesi come il Giappone. E poi grande altro elemento legato a quest'ultimo, cioè la regione è uno dei principali consumatori di armi, comprano armi e le usano nel mondo. I paesi del Golfo, anzitutto, sono tra i principali acquirenti di armi nel mondo. Alcuni di questi sono anche esportatori, come Israele, oltre che consumatori nel proprio territorio occupati. Altro elemento di importanza del valore globale o internazionale di questa regione, il fatto che questa regione è il luogo originario delle tre grandi religioni monoteistiche, ebraismo, cristianesimo e islam. Essendo l'Islam la regione maggioritaria, avendo i principali luoghi sacri dell'Islam che attirano pellegrini e credenti musulmani da ogni parte del mondo, quello che succede nell'Islam, politico o meno, in Medio Oriente e Nord Africa, ha rilevanze e ripercussioni su come l'Islam viene interpretato e praticato anche nel resto del mondo. Non è che ci sia una connessione diretta meccanica, però ci sono anche queste connessioni. E non è un caso, per esempio, che ai tempi dell'impero britannico i britannici erano tanto preoccupati di come si veniva interpretato l'Islam alla Mecca nelle grandi università di Al-Azhar in Egitto, perché questo ritenevano che poteva avere delle ripercussioni positive o negative nelle grandi comunità musulmane della corona dell'impero britannico, cioè l'India. Ecco, per fare un esempio. Ma pensiamo
al riformismo conservatore radicale che prende piede anzitutto in Medio Oriente, soprattutto dagli anni 70 in poi, e che poi trova dei canali di espressione, di esportazione e foraggiamento negli anni 80 in paesi come nelle Filippine o in paesi come anche nella stessa Indonesia o soprattutto in Afghanistan e poi nelle repubbliche dell'Asia centrale, tramite i soldi, tramite i canali provenienti dai paesi del Golfo e simili. Altro elemento importante della regione, per lungo tempo, dopo che la regione, diciamo, le principali potenze diplomatiche, militari, anzi andiamo in ordine, principali potenze militari, politiche e diplomatiche nella regione erano potenze extra medio orientali, cioè potenze prima europee come la Francia e la Gran Bretagna, a cui dagli anni 50 in poi si sostituirono gli Stati Uniti d'America, che poi divennero, diciamo, i principali termini utilizzati, power broker, cioè essenzialmente quelli che quelli che potevano muovere i rapporti di forza a favore dell'uno e dell'altro, in particolare dagli anni 80 in poi e soprattutto dagli anni 90. Ricordiamoci che la grande operazione militare diplomatica che sancì la supremazia statunitense alla fine della Guerra Fredda fu la guerra del Golfo del 90-91, guidata dagli Stati Uniti, una coalizione internazionale, contro Saddam Hussein, contro l'Iraq. E, diciamo, la politica statunitense fu fondamentalmente segue molto, prende molto delle tracce dell'allora politica britannica, soprattutto tra fine 800 e soprattutto primi 900 fino agli anni 50, cioè essenzialmente governare le rivalità, i conflitti tra paesi della regione, appoggiandosi in maniera importante ad alcuni di essi, per esempio Israele o l'Arabia Saudita o altri Emirati del Golfo, cercando di contenere invece quelli che considerano come rivali nella regione, che una volta poteva essere l'Egitto di Nasser o la Siria del Baath, poi o in seguito dagli anni 70 la Libia di Gheddafi, ma che poi dopo il 79 la rivoluzione in Iran diventò l'Iran. E al contempo contenere, limitare la presenza di alcuni rivali, non della regione, la presenza nella regione di alcuni rivali invece strategici internazionali. Una volta era l'Unione Sovietica, poi dagli anni 2000 in poi cominciò a essere la Cina, ma erano gli stessi europei, competitori, alleati strategici, ma rivali, contendenti economici. E più recentemente la Russia, che è ritornata nel Medio Oriente come partner energetico e militare, diplomatico, e gli Stati Uniti vogliono contenerla. Però questa grande capacità, diciamo, degli Stati Uniti è venuta meno, non c'è più oggi. Nel senso, gli Stati Uniti sono un grande paese, un grandissimo peso, in virtù delle capacità militari, delle capacità diplomatiche, ma non sono più quelli di una volta. Anzi, fondamentalmente possiamo dire che come la guerra del 90-91 sancì la leadership statunitense post guerra fredda, gli anni 90, è stata la sconfitta politica subita nell'Iraq dopo l'invasione del 2003 a sancire il fatto che gli Stati Uniti sono sicuramente un paese molto importante, non se ne andrà dalla regione, ma sicuramente non sono in grado di gestire
in maniera autonoma e ultima determinante i rapporti di forza nella regione, soprattutto i cambiamenti nella regione. Per cui fondamentalmente da qua possiamo capire come, diciamo, dopo il senso di alcune formule come per esempio di epoca obamiana, leading from behind, cioè guidare ma da dietro, non essere, diciamo, nella linea del fronte, oppure diciamo il Trump che invece torniamo a esserci nella linea del fronte e quant'altro, di fatto, diciamo, possono anche sganciare missili e quant'altro, però non sono in grado di modificare, diciamo, le traiettorie delle trasformazioni in corso. Perché? Perché in un'ottica assolutamente, diciamo così, di dialettica, la regione conosce, soprattutto dagli anni 2000 in poi, un processo di aumento delle dell'autonomia, delle capacità, diciamo, di autodecisione, di autodeterminazione interne ai diversi paesi che sono sempre più forti. Ha una capacità, diciamo, questa quello che io chiamo come autonomia, deriva certamente da una crisi, diciamo, delle capacità egemoniche dei paesi occidentali. Da un lato lo strapotere, il potere militare e diplomatico statunitense, e dall'altro, diciamo, i limiti di un approccio liberista, anzi neoliberista, dell'Unione Europea e dei paesi europei, che ormai, diciamo, ha segnato il passo. Dall'altro lato, l'apertura di nuove opportunità, nuove partnership, nuove relazioni con altri paesi. La Russia che ritorna come partner energetico, come partner anche militare, un po' meno diplomatico, ma ci tenta. Oppure l'Asia, la Cina, che è il principale partner economico di tutti i paesi, il principale partner economico di questi paesi, non, ormai è la Cina, intesa come India e soprattutto come Cina e come Giappone, che ormai hanno quote di import-export maggiori o uguali a quelle europee, per capirsi. Non hanno un grande valore, diciamo, capacità diplomatiche, questo è vero. Però è anche vero che se andiamo a fare una cronologia delle presenze politiche e diplomatiche dei dirigenti politici asiatici, e in particolare quelli cinesi, stanno aumentando ad un ritmo veramente significativo. Al momento, diciamo, non hanno una grande espressione, vedremo. Dall'altro lato, diciamo, questa è vero che in questa regione vi è una proliferazione, soprattutto, diciamo, c'è sempre stata, ma anche in maniera particolarmente virulenta negli ultimi decenni, soprattutto negli anni 2000 in poi, di alleanze contrapposte che fondamentalmente seguono una logica molto semplice. C'è un paese che guida un'alleanza di altri paesi che rivendica l'autonomia, l'indipendenza, la sovranità del Medio Oriente contro le ingerenze straniere. Una volta era l'Egitto di Nasser, negli anni 50 e 60. Poi sarà, diciamo, una specie di condominio Siria, Iraq e Arabia Saudita, negli anni 70. O Algeria, assieme all'Algeria. Poi questa cosa, poi arriva l'Iran della rivoluzione islamica, che si fa come paladino, scombina le carte. Ad oggi ci sono altri paesi che, a fronte di quelle che ritengono essere delle mire egemoniche, diciamo, organizzano delle coalizioni anti-egemoniche che hanno lo scopo di contenere, bilanciare
le aspirazioni o le supposte espansionismi dei propri rivali. E per fare questo richiedono un aiuto esterno. E questa è la storia dell'Arabia Saudita, dei vari Emirati del Golfo e la storia anche di Israele, la cui è l'ultima espressione più recente di queste rivalità interne alla regione, vedono questo solo, diciamo, una contrapposizione tra il cosiddetto asse della resistenza, termine coniato negli anni, soprattutto degli anni, fino agli anni 90, anni 2000, da Iran, per definire l'alleanza guidata da Iran, Siria, la milizia, il partito politico libanese Hezbollah, con vari alleati che entrano ed escono in base all'opportunità del momento, che si contrappone, diciamo, tradizionalmente all'Arabia Saudita, si contrappone a Israele, uniti più recentemente, diciamo, assieme agli Emirati Arabi Uniti, nel cosiddetto accordo del secolo, conosciuto anche come accordo di Abramo, diciamo, sponsorizzato dagli Stati Uniti d'America. Non andrei tanto, diciamo, a scomodare, insomma, a tirare per la giacchetta Abramo, che insomma è sempre stato tirato a destra e a manca, ma comunque chiamiamolo The Deal of the Century, l'accordo del secolo, e vede quindi queste alleanze contrapposte che da un lato si intendono come quelle alleanze che rivendicano l'autonomia e l'emancipazione della regione, il Medio Oriente ai Medio Orientali, potremmo dire, e dall'altra parte queste coalizioni come Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Israele, che, diciamo, la cui legittimità è quella di dire: da un lato noi siamo tutti alleati degli Stati Uniti e dall'altro noi vogliamo contenere la minaccia dell'espansionismo iraniano. Quanto è motivato questo? Diciamo, è legittimo? Diciamo, la minaccia iraniana è una cosa abbastanza inflazionata, questo è la mia impressione, perché sicuramente l'Iran è un paese importante, è un paese che ha una tradizione istituzionale, statuale, che affonda le proprie origini, tradizioni nei secoli, perché l'Iran era un impero e sa governare come un impero. Dall'altro è uno dei pochi paesi al mondo che, oltre ad avere una tradizione imperiale, ha fatto anche una rivoluzione, e se li contate nel mondo non ce ne sono tanti, o almeno che si raccontano di aver fatto una rivoluzione. E per cui sicuramente un grande paese, grande capacità politiche, grande anche capacità economiche, sociali, intelligenza, ma dall'altro lato, diciamo, non difficilmente può veramente ambire a una forma di governo imperiale sull'intera regione. Massimiliano, ci hai dato alcuni spunti che secondo me sono veramente interessantissimi dal punto di vista storico. Vorrei sottolineare proprio alcuni aspetti della tua conclusione. In qualche modo, che sono gli aspetti anche di maggior fascino, cioè il proliferare in qualche modo di iniziative autonome di natura diplomatico, ma anche di natura militare, laddove soft power per l'imposizione, insomma, delle proprie ragioni non è bastato, attraverso l'hard power, dicevamo, il proliferare di una sorta di azioni autonome, sempre all'interno di un cappello che però è andato in qualche modo perdendo, diciamo così, la ristrettezza e la cogenza di prima. Questo cappello era quello americano, insomma, che bloccava tutto sotto la sua iniziativa, vista poi anche l'epoca diversa, insomma, era l'epoca molto spesso delle contrapposizioni ideologiche tra blocchi, insomma, e le contrapposizioni ideologiche tra blocchi erano sul piano dell'organizzazione economica, non tanto del conflitto religioso, almeno all'epoca. Poi il conflitto religioso è diventato ed è asceso come, diciamo così, giustificazione o scusante solo in un secondo tempo. Una cosa che mi piacerebbe sentire da te, visto che è quella che in qualche modo più caratterizza l'attualità, è
e rintracciare un po' il senso e l'indebolimento di questo cappello americano. A me sembra che sicuramente un colpo fatale a quello che era, diciamo così, la supremazia americana sulla zona, al di là naturalmente dell'esperienza nasseriana, che però con Sadat già va a concludersi, è stata sicuramente la rivoluzione iraniana nel 79, che in qualche modo ha proprio comportato l'uscita di uno dei paesi più rilevanti, insomma, del MENA, cioè di questo vasto territorio, insomma, dalla sfera di controllo. Ricordiamoci che in qualche modo lo Shah era stretto alleato di Israele, aveva un rapporto privilegiato, insomma, con gli Stati Uniti. Correggimi se poi dico qualcosa di improprio, però essenzialmente è così. E poi penso il sostanziale fallimento della guerra del 2003, laddove la stabilizzazione dell'Iraq, che si pensava di poter ottenere semplicemente sostituendo Saddam, si è rivelata un bagno di sangue spaventoso, uno spreco di risorse incredibili e addirittura un passaggio dell'Iraq stesso. Non sotto l'egemonia americana, ma guarda caso, quasi si potrebbe dire sotto l'egemonia iraniana. È come se la guerra del 2003 in qualche modo avesse indebolito una muraglia antesiniana dell'Iran e l'avesse in qualche modo indebolita al punto tale da permettere all'Iran diciamo, di estendere la sua zona di influenza, almeno sui gruppi sciiti, eccetera, dell'Iraq stesso. A parte questo, ho la vaga sensazione che gli Stati Uniti abbiano perso anche una capacità di influenza laddove Trump ha iniziato a formulare quella proposta sulla questione israeliana, o meglio palestinese, l'anno passato, che riconoscendo Gerusalemme Est come legittima capitale di Israele e sostanzialmente cancellando l'idea dei due stati, abbia di fatto annientato la possibilità stessa degli Stati Uniti di essere punto di riferimento per una mediazione tra i due popoli. Beh, mi piacerebbe avere una tua opinione su queste cose che ho detto, sia nella loro precisione sia nella loro imprecisione. Sì, e su questo poi mi collego anche a una domanda che vedo nelle chat di Simone, che ringrazio, E che rilancio. sul conflitto e le differenze che può avere il conflitto di queste ore rispetto alle esperienze del passato. Allora, venendo al ruolo degli Stati Uniti, gli Stati Uniti hanno. Ripeto, sono uno dei grandi paesi che hanno una grande influenza nella regione, in virtù della presenza militare. Gli Stati Uniti sono quelli che garantiscono la difesa strategica di tutti i paesi del Golfo. Prima cosa. È vero che questi paesi hanno degli arsenali militari enormi, sono tra i principali acquirenti, compratori di armi al mondo, ma non le sanno usare, non hanno gli uomini. Le armi sono come si dice, le armi comprate dall'Arabia Saudita sono delle valute, Beh, hai delle visto anche tu comprate commerciali. come le stanno usando male in Yemen, perché è incredibile che l'Arabia Saudita compri 80 miliardi di dollari in armi dagli Stati Uniti negli accordi ultimi fatti con Trump prima dell'affare, e sostanzialmente la guerra in Yemen, a parte i massacri di popolazione civile, non faccia un passo avanti. Ma l'Arabia Saudita non ha mai vinto una guerra in vita sua. E diciamo molto semplicemente non c'è ragione plausibile perché ne possa mai vincere una nella sua storia, che non, diciamo, ad esclusione delle conquiste arabe del Settecento, ma insomma, questo diciamo, no? Non erano i sauditi. Non erano i sauditi. Questo per ragioni di carattere, insomma, proprio di capacità politiche.
e per il semplice motivo che poi non hanno un esercito. Sono scelte insomma interne che eventualmente possiamo così, ma non è qua. Però il punto e ultimo viene da dire, insomma, visto che insomma, siete anche voi, diciamo, a Tirano, in Valtellina, le guerre di montagna, come sono quelle in Yemen, non sono facili. E solitamente, alla lunga, l'ha sempre vinta chi vive in quei territori. Questo è il caso dello Yemen, che, diciamo, le comunità sono comunità di montagna e hanno sempre vinto loro. Semplicemente. Questo diciamo, diciamo, è un elemento mi soltanto la butto lì come un po' come provocatorio, ma ha dei fondamenti storici ben precisi. Altro elemento. Torniamo agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, diciamo, non hanno quel capitale politico a livello di capacità di attrazione della popolazione e di conseguenza anche di legittimità delle leadership politiche che sono a favore dell'alleanza con gli Stati Uniti, che invece avevano una volta ai tempi tra le due guerre mondiali, oppure dopo nell'epoca post-coloniale, quando gli Stati Uniti avevano una capacità di attrazione enorme, perché promettevano il benessere. E anche nella regione, perché gli Stati Uniti non sono più in grado, non sono ritenuti più in grado di garantire non solo ai dirigenti, ma anche alla popolazione delle prospettive di vita soddisfacenti o adeguate alle proprie aspettative, ai propri progetti di vita. E questo, diciamo, ci sono tantissime, diciamo, analisi, diciamo, sondaggi sono sviluppati in particolare dagli anni dall'epoca delle rivolte arabe in poi, dal 2011 in poi, su questo punto, e che fanno diciamo molto pensare su quello che è, diciamo, uno dei fondamenti del cosiddetto, quello che viene chiamato, diciamo, anche in maniera, diciamo, così abusata, il soft power, cioè la capacità di attrazione. Gli Stati Uniti non vengono più ritenuti come un interlocutore o, diciamo, affidabile dal punto di vista politico-diplomatico, con tutti i salti mortali che possono fare. Il posizionamento sempre più esplicito e sfacciato a favore di Israele e contro i palestinesi viene ritenuto, sempre secondo i sondaggi, dalla stragrande maggioranza della popolazione come uno degli elementi che, diciamo, non rende credibile o affidabile gli Stati Uniti nella risoluzione dei conflitti, a cui si è aggiunto poi quello che possiamo dire la tegola e il disastro politico dell'invasione dell'Iraq del 2003, dove, diciamo, a fronte di un discorso politico che a un certo punto passò agli slogan della democrazia, quindi della costruzione di istituzioni che garantissero miglioramenti delle condizioni di vita della popolazione, in verità si verificarono assolutamente fallaci, e di conseguenza venne la stessa, diciamo, incapacità da parte statunitense di riuscire a negoziare un accordo politico che permettesse agli Stati Uniti di mantenere i propri militari nel paese e a garantirne la extraterritorialità giudiziaria, quello che succede in Europa, in Italia,
se un militare statunitense compie un atto criminale, viene giudicato da un tribunale statunitense. Gli Stati Uniti non sono stati in grado di convincere la classe dirigente irachena a negoziare un accordo del genere, che avrebbe permesso agli Stati Uniti, diciamo, una permanenza sistematica e di lunga durata in quel paese. Non sono stati in grado di farlo, quindi, in un paese che hanno invaso e occupato, se onestamente io non trovo altro indicatore, diciamo, di insuccesso politico, fallimento politico, se non questo. Questo è un elemento. A mio avviso, diciamo che mette un po' in luce quelle che sono, diciamo, un mutamento veramente, a questo punto di vista proprio strategico, delle relazioni degli Stati Uniti con la regione e delle relazioni della regione con gli Stati Uniti, cioè un rapporto di scambio. Il termine che molto in lingua inglese viene utilizzato è transactional, cioè fondamentalmente noi diamo e ne parliamo, negoziamo con voi statunitensi solo se voi ci date in cambio qualcosa. Non siamo vostri alleati di principio, siamo vostri alleati, possiamo, o vostri partner, solo ed esclusivamente se voi in cambio ci garantite qualcosa. E questo non è, diciamo, solo un termine che deve essere utilizzato per descrivere le politiche statunitensi nei confronti della regione, che è valido, ma è un termine che deve essere utilizzato come valido per ragionare anche delle politiche e dei comportamenti dei paesi medio orientali nei confronti degli Stati Uniti. Altro elemento che riporta quell'elemento di autonomia. Chiaramente con rapporti di capacità di potere chiaramente ben diversi, ma comunque l'approccio è questo. E questo è l'approccio della Turchia, questo è l'approccio dell'Egitto, questo è l'approccio della Giordania. Attenzione, questo è l'approccio anche, cioè parlo di paesi che tradizionalmente sono alleati degli Stati Uniti. Formalmente la Turchia nella NATO, con tutte i sede del caso, ma comunque nella NATO, ma è anche l'approccio dei paesi alleati storici come l'Egitto dopo Sadat, quindi degli anni 70 in poi, è anche l'approccio di paesi come lo stesso Israele. Come lo stesso Israele. Attenzione, qua stiamo vedendo, diciamo, una trasformazione veramente non da poco. Israele utilizza e verifica, diciamo, considera gli Stati Uniti come degli alleati strategici, fondamentali, ma attenzione, l'alleanza deve essere strumentale a garantire a Israele le priorità israeliane, che non sono quelle statunitensi. E anche qua, diciamo, nel rapporto vi è un rapporto che sta cambiando, si sta trasformando. E se Trump è quello vecchio, rappresenta il passato, a mio avviso ci sono forti elementi interni agli Stati Uniti che fanno pensare, diciamo, fanno intravedere degli elementi di cambiamento. La stessa Arabia Saudita, il paese che segue un po', diciamo, il paese un po' bandierina, insomma, che segue gli Stati Uniti e il discorso degli Stati Uniti, diciamo, in base a diverse fasi, in realtà, diciamo, il passaggio da Trump sul piedistallo a Biden, che, diciamo, li accusa in maniera esplicita, è un rapporto anche qui che chiaramente a livello formale, pubblico, segue, diciamo, ancora una volta la tradizionale, diciamo, dipendenza saudita dagli Stati Uniti. In realtà la stessa Arabia Saudita, assieme a paesi come gli Emirati, hanno intravisto nell'alleanza con Israele, il famoso Deal of the Century, quell'occasione per
rendersi più autonomi dagli Stati Uniti, alleati degli Stati Uniti, ma allo stesso tempo più autonomi degli Stati Uniti, appoggiandosi ad una potenza tecnologica e militare come quella israeliana, che in parte permette ai sauditi di diversificare le proprie alleanze militari dagli Stati Uniti, dei quali si fidano, ma fino a un certo punto, perché si ricordano bene quello che hanno fatto gli Stati Uniti nel 2011 con l'Egitto di Mubarak, non si fidano dei cambiamenti degli alti e bassi della politica statunitense. E qua... Ecco Massimiliano, perdonami se ti interrompo, sì. Ma tutto questo sembra un patto fondamentalmente, anche se è vero che l'accordo di Abramo, che a te non piace, insomma me lo chiamerò così per semplificazione, sancisce essenzialmente un ritorno alla normalità nelle relazioni diplomatiche tra gli Emirati Arabi Uniti, Israele da un lato e del Bahrain con Israele, ma lascia fuori l'Arabia Saudita, anche se chiaramente l'Arabia Saudita da tempo, Israele e Arabia Saudita collaborano su progetti chiaramente ancora tenuti segreti o comunque tenuti molto riservati, ma collaborano sia sul piano militare sia sul piano dell'intelligence, anche perché l'obiettivo probabilmente è fare fronte comune contro l'Iran, che mi sembra che sia il nemico più temuto da tutti, dato per scontato, o meglio, dato non per scontato, che nel caso si dovesse arrivare a una guerra tra i due blocchi, cioè i paesi del Golfo e l'Iran stesso, insomma bisognerà vedere poi quale sarà il vero proprio comportamento degli Stati Uniti. Ma a prescindere da questo, la domanda che vorrei rivolgerti si allaccia ancora a questa questione posta da Simone. Sì. Ed è in questi termini qui. Certamente nel momento in cui gli Stati Uniti perdono, in fondo se pensi agli accordi di Camp David, voglio dire, hanno visto proprio gli Stati Uniti, che pure erano strettamente alleati a Israele, ma fondamentalmente riuscivano a parlare anche con la controparte palestinese, voglio dire, gli accordi che erano stati stretti tra Arafat tra Rabin e Arafat, insomma, sembravano dover portare effettivamente un accordo di pace che poi non si è fatto perché Rabin è stato assassinato da un estremista israeliano, insomma non se ne è più fatto niente per quello che si sa, insomma. Però gli Stati Uniti almeno fino allora hanno giocato un ruolo di mediazione effettivo, reale, costruttivo, concreto, che adesso sembrano avere definitivamente perso. In questo contesto non riesco bene a capire chi potrebbe in qualche modo svolgere un ruolo di mediazione interna tra le parti, tenuto in considerazione la verità di quello che tu hai dichiarato, cioè del fatto che è sempre più evidente che qualunque genere di accordo o di rapporto interno debba venire in qualche modo dall'interno del mondo, diciamo così, medio orientale e nord africano, insomma, e sia sempre meno in qualche modo non solo accettabile, ma credo proprio accettato l'idea che possa venire da un'imposizione esterna. Il problema vero è che l'affermazione di Trump, voglio dire, che sembra ricondurre o voler conquistare i palestinesi alla rinuncia di una loro patria, in nome soltanto di valanghe di miliardi di dollari investiti in Palestina, risulta in qualche modo, proprio perché è formulata in modo anche ufficiale, un blocco definitivo a ogni genere di trattativa. O no? Perché gli Stati Uniti non riescono a capire come possano tornare indietro rispetto a una posizione di questa natura qua, che però mi sembra proprio, non riesco neanche sulla base di capire come, voglio dire, una mente diplomatica a Washington possa aver pensato una cosa del genere, insomma, e non mi basta soltanto dire o leggere come ho letto, ma è stata pensata in funzione della politica interna degli Stati Uniti, perché voglio dire, l'accordo potrà essere stato così, ma è un clamorosissimo autogol, cioè è una autodistruzione della propria capacità
negoziale nell'area, quindi una perdita netta ancora di un peso che peraltro era già declinato anche sotto Clinton e Obama soprattutto. Vabbè, scusami, ma chi potrebbe essere sostanzialmente adesso un mediatore? Allora, considerando anche che quello che dice Simone è una cosa molto interessante, perché in effetti i fatti di Lod darebbero la sensazione che all'interno di Israele proprio i rischi potenziali di una guerra civile ci siano tutti. Allora, mi permetto di rispondere diciamo alle tue domande, però collegandomi prima con l'elemento che ha detto, che ci ha proposto Simone, che è un elemento molto importante. Perché il coinvolgimento della popolazione araba israeliana, cioè cittadini israeliani, ma non ebrei, all'interno di un paese che si vuole sempre più esplicitamente un paese per soli ebrei, uno stato ebraico per ebrei principalmente, ci riporta a quello che la storiografia ha cominciato ad analizzare da un po' di tempo. Alcuni l'avevano fatto da ben prima, ma la storia, le analisi storiche hanno il proprio percorso. Ha cominciato a ripensare la storia di Israele e della Palestina secondo le lenti della storia coloniale. E qua io mi permetto, appunto, essendo anche un incontro in una libreria, mi permetto di consigliare a tutti la lettura di un grande storico statunitense di origini palestinesi. Il suo nome è Rashid SH Khalidi, KH Alidi, insegnante e professore alla Columbia University a New York, nella funzione che una volta aveva Edward Said, che anche lui, come altri per carità, anche autori israeliani, ha cominciato a recuperare l'analisi, la comparazione tra la storia della Palestina e di Israele dall'Ottocento in poi come la storia di un processo di colonizzazione, ma una colonizzazione un po' particolare, perché una colonizzazione da parte di un movimento che non era uno Stato, ma che si volle costruire come Stato, è un colonialismo non di carattere economico, è un colonialismo di carattere di insediamento. Perché si voleva costruire, costruire una nuova nazione, una nuova collettività in una nuova terra. E allora, gli eventi che vediamo sono, a mio avviso, interessanti, ahimè, nella loro tragicità, perché cominciano a mostrare quelle che sono le conseguenze del compimento del quasi completa realizzazione di quello che era il progetto originale del movimento sionista, che era frutto, nascita di uno dei tanti nazionalismi di matrice europea, come ce n'erano nell'Ottocento, la cui particolarità però che non si basava sull'elemento unificante della lingua, bensì sull'elemento unificante della religione. Questa era la differenza. Ora, la capacità che ha avuto questo progetto
di espandersi dal punto di vista della popolazione attraverso i flussi migratori, di espandersi dal punto di vista territoriale, perché la terra, anche nel mondo postmoderno, è importante. Chiariamoci, la materialità della terra. Fondamentalmente ha minato alla base quella, diciamo, quell'opzione che era chiamata dei due stati e ha reso di fatto, l'ha resa di fatto improponibile, perché non può esserci uno stato palestinese, se non al massimo de jure, ma non de facto, tale per cui diciamo, il successo di questo progetto, tramite le annessioni, attraverso le varie guerre, del 48, del 56, del 67, e poi gli accordi degli anni 90, che di fatto hanno espanso il controllo israeliano all'interno della Cisgiordania, che è la parte, che è il cuore fondamentalmente, diciamo, perché la striscia di Gaza, diciamo, è una prigione povera e scalcagnata a cielo aperto, in cui vivono 2 milioni di persone. E cosa ha fatto? Ha reso di fatto impossibile la soluzione dei due stati, l'ha resa fittizia, diciamo, ha mostrato il suo carattere fittizio, e per cui di fatto cos'è una delle conseguenze? Ha ricollegato socialmente, politicamente, quello che sono le dinamiche dei territori occupati, tra cui anche Gerusalemme, e quindi significano le pratiche delle normali occupazioni e delle normali, se uno vede le cronache delle esperienze coloniali, insomma, sono quelle: espropri delle terre, espropri delle case, costruzioni diciamo, delle famose bypass road tra le colonie, posizionate in luoghi strategici per l'approvvigionamento dell'acqua o, diciamo, delle terre fertili, o da un punto di vista di controllo militare delle vie di comunicazione. Fondamentalmente, quelle pratiche le ha ricollegate ad una politica sempre più di discriminazione nei confronti della popolazione araba in Israele, quindi cittadini israeliani ma di origine araba e non ebrei, fondamentalmente li ha ricollegati all'interno di una dinamica di rivendicazione di o di diritti sociali o ma soprattutto di diritti collettivi, di diritti civili, di diritti civili e di diritti politici. In pratica, diciamo, queste sono alcune espressioni drammatiche, tragiche, perché non auguro a nessuno nessun tipo di violenza. Ma sono degli elementi che stanno ricollegando i territori occupati, quindi con le politiche diciamo, di occupazione e gestione coloniale di quei territori, con le politiche interne allo Stato di Israele. E una cosa che mi permetto in maniera, diciamo, questo è un elemento, diciamo, che mi fa un po' paura, onestamente, è il fatto che questa dinamica che si sta realizzando tra quello, per esempio, eventi che succedono a Gerusalemme e che solitamente poi diciamo, davano origine a eventi e proteste, scontri e quant'altro, però fondamentalmente limitati alla Cisgiordania o a Gaza, cioè ai territori occupati. Ora, in pratica, un evento a Gerusalemme provoca proteste e scontri in Cisgiordania, a Gaza,
ma anche in altre città come Lod, come la vecchia San Giovanni d'Acri, come a Haifa, in altre località interne allo spazio giuridico pieno israeliano, secondo, diciamo, modalità per cui quello che succede in un posto provoca una reazione da un altro che provoca una rappresaglia dall'altro posto. E sono modalità che nella storia le abbiamo già viste. E dov'è che le abbiamo viste? Le abbiamo viste nella stessa Palestina della grande rivolta araba degli anni 30, dove a uno scontro tra coloni sionisti e popolazione palestinese in una località corrispondeva una rappresaglia in un altro luogo e via continuamente in un'escalation che durò per ben 3 anni, dal 36 al 39, producendo vittime da entrambe le parti, ma soprattutto da parte palestinese, perché le autorità britanniche di fatto si schierarono a fianco del movimento sionista. E poi l'ultimo passaggio, un altro elemento, lo troviamo di questo elemento, di queste connessioni, lo troviamo nella guerra civile libanese nel 1975. Quello che succedeva a Beirut provocava una rappresaglia dall'altra parte, che provocava una rappresaglia in un altro luogo, in un'altra città o in un'altra area rurale. Questo che significa cosa fondamentalmente? Significa la riconnessione dei territori all'interno di un'unica dinamica politica. E oggi quello che stiamo assistendo è la riconnessione di quello che succede nei territori occupati con quello che succede all'interno di Israele. Per certi versi è una cosa inevitabile nel momento in cui tramonta, diciamo, l'opzione dei due stati e, diciamo, e cosa si affaccia. Cos'è l'alternativa? L'alternativa può essere uno Stato unico binazionale. Certo. Salvo il fatto che proprio questi ultimi fatti sembrerebbero allontanarlo assai. E poi, voglio dire, uno Stato unico transnazionale con magari dentro anche Gaza mi sembrerebbe veramente un futuribile utopista grandissimo. Ma voglio porti, perché purtroppo dentro un tema così vasto e che necessiterebbe ben altro approfondimento, dobbiamo andare inevitabilmente quasi alla chiusura della nostra trasmissione. In assenza di domande da parte del pubblico, mi permetto di portene due io. Una riguarda proprio la questione Hamas. Sicuramente la leadership palestinese sembrerebbe avere delle debolezze. Una è franta, per cui Gaza ha una propria forma di autogoverno, mentre invece la Cisgiordania è retta da un'altra leadership. Leadership, peraltro, che dal punto di vista democratico sono abbastanza screditate, non si tengono elezioni da 16 anni. Ho notato che le parti, soprattutto più filo israeliane, puntano molto su questa questione, sul fatto cioè che mentre Israele è una democrazia, i loro avversari, cioè i palestinesi, non possono considerarsi tali, anzi per certi versi hanno la colpa di non potersi considerare una democrazia, mentre l'unica democrazia effettivamente è Israele. Da questo punto di vista, per carità, è una verità, è indiscutibile. È pur vero che bisognerebbe vedere quanto, ad esempio, Israele non abbia responsabilità nel fatto di permettere la convocazione di elezioni nei territori occupati, ma questo semmai è una questione che lascio a te. Indiscutibilmente però la rottura del fronte palestinese, che pur mi sembra anche comprensibile, perché Gaza fondamentalmente è un lager a cielo aperto, insomma, dicevi bene, sono 1.600.000 abitanti su un territorio che sono 200-300 km², adesso non molti di più, insomma, completamente isolato al mare, completamente isolato anche dalla parte dell'Egitto. Io non so bene esattamente come si faccia a vivere lì, però abbiamo indagato anche in trasmissioni passate con personale medico che è stato a Gaza, eccetera, e oggettivamente la loro testimonianza è stata
inquietante e sofferente, insomma. Ma è una questione da valutare. La seconda che volevo porti esula un pochino dalla tua capacità storica, ma è una valutazione a cui ci terrei molto. L'Italia, almeno dall'epoca del governo Berlusconi in poi, ha fatto una scelta molto più filo-israeliana di quanto non l'avessero fatto i governi precedenti. Intendiamoci, i governi precedenti in qualche modo hanno sempre cioè non sono mai stati anti-Israele, salvo il fatto che però avessero giocato un ruolo di maggiore autonomia anche verso i paesi arabi. È notorio peraltro dall'epoca della formazione dell'ENI in avanti quanto in qualche modo la politica italiana sia stata una politica essenzialmente filo-araba. Sembrerebbe essersi un pochino interrotta, almeno soprattutto sulla questione palestinese, forse un po' meno in Nord Africa, non lo so, però mi piacerebbe lasciarla valutare a te. È vero che l'ENI ad esempio è impegnata proprio sulla costa libanese alla ricerca di nuovi giacimenti gasiferi, soprattutto visto che si è scoperto che tutta la parte del Mediterraneo orientale, praticamente dal nord di Cipro fino all'Egitto, probabilmente conserva sotto il suo sottosuolo una tale quantità di idrocarburi da far impallidire probabilmente le riserve attualmente disponibili in tutto il Medio Oriente. Ed è anche vero che l'ENI ha ad esempio recentemente proprio fatto un accordo con una società coreana e una banca di Cina per impiantare un nuovo pozzo petrolifero a sud dell'Iraq che pare che dovrebbe rendere 700.000 barili al giorno, insomma, che è praticamente a regime, aspettando nell'ENI il 40%, è quasi il 25% della sua produzione giornaliera, insomma, quindi un'enormità impressionante. Però mi sembra che questo sia un dato di fatto, cioè abbiamo fatto una scelta molto più filo-israeliana e certamente i telegiornali, soprattutto delle reti di Stato, io oserei dire, e l'opinione pubblica, in modo particolare quella dei partiti di destra, è preconcettualmente filo-israeliana, è anche sorprendente per certi versi, insomma, calcolando che l'origine di alcuni di questi partiti è direttamente neofascista, per cui mi sarei aspettato al contrario una vicinanza molto più filo-araba. Ma voglio dire, dal tuo punto di vista, tu come osservatore, quale sensazione, voglio dire, che impressione ti sei fatto circa proprio questa forma mentis dell'opinione pubblica occidentale? Come è potuto accadere che ci sia stato un passaggio per certi versi anche così controproducente, visti i nostri interessi, da posizioni più filo aperturiste, filo arabe, disponibili anche a far sì che l'Italia giocasse un ruolo magari un pochino più presente in Medio Oriente, a una posizione invece così strettamente filo israeliana, voglio dire, chiedo scusa per la la lingua. Diciamo di filo iraniano onestamente non ne vedo molti in giro. No, un'enorme ammirazione per la cultura iraniana, perché effettivamente quando dici che era un impero, è vero, tra le altre cose è stato l'unico stato che in forma statale che ha saputo effettivamente opporsi in modo vittorioso all'impero romano. E se tu ci pensi, voglio dire, l'impero, cioè Giustiniano è riuscito, o meglio, i suoi successori sono riusciti ad averla meglio sull'impero sassanide solo richiamando le tribù dal centro dell'Asia, voglio dire, tanto era potente. Vabbè. Sì, no, veramente d'accordo. Io sono convinto abbastanza di una cosa, ovviamente per quanto poi io individualmente, personalmente, dal punto di vista di sensibilità, insomma, sia assolutamente convinto della legittimità delle rivendicazioni dei diritti collettivi e nazionali, ripeto, collettivi e nazionali,
dei palestinesi, dovunque siano, è anche vero che questo, diciamo, non è che debba necessariamente precludere la capacità di uno Stato di parlare, dialogare, negoziare con tutte le parti in causa. Per un motivo anche, guardate, a mio avviso molto semplice, che nasce anche, diciamo, un po' dalla mia esperienza anche personale quando viaggiavo nell'area. Noi abbiamo un altro passaporto. Abbiamo un altro passaporto che ci permette di, in caso di pericolo, nella maggior parte dei casi, di tornare a casa nostra. Di conseguenza, questo è un fatto, diciamo, un'esperienza molto semplice, ma a mio avviso, di cui dobbiamo sempre ricordarci, nel momento in cui prendiamo posizione a favore degli uni e degli altri e, diciamo, vogliamo, riteniamo cosa sia giusto o cosa sia meglio per gli uni e per gli altri. Io ritengo nell'assoluta capacità di autodeterminazione individuale e collettiva, tale per cui poi posso, diciamo, anche, diciamo, legittimamente esprimere, diciamo, la disapprovazione, approvazione in base alle scelte che vengono fatte nei diversi momenti, però non rispettando sempre, diciamo, le scelte altrui. Di conseguenza, perché penso che sia un principio di vera democrazia, non solo individuale, ma collettiva. E soprattutto la democrazia plurale non prevede che ci siano standard, nel senso che devono essere essenzialmente sempre uguali per tutti. E che le democrazie devono essere sempre comunque uguali per tutti. Cioè la nostra deve essere, siamo noi bianchi a decidere cosa è giusto per gli altri. Ora, questo cosa significa? Significa che un paese come l'Italia, per la posizione geografica in cui si trova, ha assolutamente, a mio avviso, pieno diritto di intrattenere relazioni con tutte le parti in causa. È vero che, ricordiamoci, attenzione, dalla fine nell'Italia repubblicana, l'Italia fino al più o meno al 67 è sempre stato più filo israeliana che non filo araba. Attenzione, questo è un dato. E per tutta una serie di ragioni. C'è stato poi questo spostamento verso, diciamo, le maggiori relazioni con i paesi arabi per ragioni economiche, ma attenzione, non da ultimo, anche un elemento importante che, insomma, la storiografia, le memorie, ma anche la storia, diciamo, ormai, insomma, l'ha argomentato, no? E dopo il 67, quando, diciamo, si cominciarono, l'opinione pubblica cominciò seriamente a porsi delle domande su ma qual è il progetto israeliano nei confronti, non tanto degli altri paesi arabi, ma nei confronti dei palestinesi. E che chiaramente questo continuò, diciamo, si coniugò anche con quel bilanciamento delle posizioni, degli interessi politico-strategici, ma anche economici dell'Italia nel corso degli anni 70, degli anni 80, più o meno un po' degli anni 90. Anni 90 ormai, come, diciamo così, come gli strascichi dell'epoca precedente. Attenzione! E lì si metteva assieme il Partito Comunista, come si metteva assieme, ma soprattutto la Democrazia Cristiana. I filo arabi li trovavamo soprattutto nelle ranghi della Democrazia Cristiana. Attenzione. Moro, Andreotti, ma fondamentalmente un larghissimo ampio. E che non dicevano: ah, noi siamo a favore degli arabi e contro gli israeliani. No, riconoscevano un semplice dato di fatto.
quello non è il nostro conflitto. Quello è un conflitto che ci riguarda, perché abitiamo tutti nello stesso bacino mediterraneo, ci riguarda per le sue ramificazioni, ma non possiamo essere noi a deciderne l'esito. E che significa fondamentalmente che possiamo, nei limiti del possibile, permettere un dialogo, un'interazione tra le parti, come l'Italia ha sempre fatto, in maniera, encomiabile, virtuosa, nei limiti dati delle proprie capacità politiche dell'epoca. Sì, del proprio peso geopolitico. Insomma. Esattamente. E lo stesso, attenzione, lo stesso passaggio, attenzione, anche la retorica per cui dal governo Berlusconi poi ci siamo spostati tutti a favore di Israele, così. Attenzione, piano, perché in realtà, lungi da me difendere, insomma... Vabbè. Che ci siamo lì. Però il punto non si è quello. Si difende da solo. Guardiamo i fatti. I fatti ci raccontano, certo, di questo fiorire degli accordi, non solo economici, ma anche tecnologico-strategici tra Italia e Israele. Dall'altro lato, però, attenzione, guardiamo bene, il fatto che l'Italia è il primo o secondo partner economico di tutti i paesi arabi, della Turchia e dell'Iran. L'Italia è il primo partner economico dell'Iran e non è solo petrolio, certamente l'ENI è importante, ma la manifattura, l'industria, i trasporti, l'alimentare, è quello, cioè tutto lo spettro. Allora, quindi... a mio avviso non è neanche giusto e non è neanche proprio fattivo, cioè, parlare di una svolta filo-israeliana dell'Italia. Onestamente a me sembra un po' esagerata, per cui non è, chiaramente non lo dico a te, ma parlo delle parole del dibattito pubblico e della stampa, no? Per cui, in verità, quindi deve stare un po' dentro. Ricordiamoci, l'Italia è uno dei grandi partner economici di Israele, l'Italia è uno dei primi, se non fosse il primo, adesso c'è la Cina, partner economico tra gli europei dell'Iran. Ok? Cioè, i due. L'Italia potrà trovare la soluzione della pace tra i due? No, ovviamente, ovvio che no. Ma però il punto è che, a mio avviso, l'Italia può benissimo continuare, a mantenere rapporti sia con gli uni che con gli altri, e non solo per ragioni economiche, becere di profitto, ma anche per ragioni di ordine politico e diplomatico che richiedono di un paese che si trova in quell'area e ha una propria storia di relazioni plurali e una propria pluralità interna, che fondamentalmente trova un riscontro adeguato nel mantenere relazioni plurali con tutti. Ovvio, poi questo non significa accettare il tutto, significa anche legittimamente il fatto che si prendano posizioni di condanna nei confronti di azioni politiche che sono, da un punto di vista dei principi di giustizia e di umanità, inaccettabili. Certamente, Massimo. Non vedo, io vorrei riportare un po' il tutto un po' alcuni elementi fattivi e non solo di discorso politico. Tra questi, attenzione, un aspetto che a mio avviso è poco trattato, qualcosa comincia a venire fuori, però a mio avviso è molto importante, e nei miei discorsi un po' in confronto, dialoghi anche con colleghi dell'area, viene ritenuto sempre più importante quell'elemento di cui parlavo prima, cioè i cavi sottomarini delle telecomunicazioni.
Ora, tradizionalmente, come ripetevo, la maggior parte delle comunicazioni tra Europa e Asia passa attraverso dei cavi sottomarini che passano fondamentalmente dalla Francia e poi arrivano, passano il canale di Suez, quindi Egitto, che ovviamente tassa, poi prendono il Mar Rosso e l'Oceano Indiano, arrivano in India e poi in Estremo Oriente. Ora, nell'ottica assolutamente legittima della diversificazione delle vie di comunicazione, di comunicazione che tanto per necessità di carico, ma anche per necessità di lungimiranza strategica, è in corso la costruzione di una nuova canale di telecomunicazione che passa da Genova, arriva in Israele, da Israele passa in Arabia Saudita attraverso un piccolo passaggio in Giordania, Arabia Saudita, Golfo e poi nuovamente verso l'India. Questo è un elemento, attenzione, importante che ci parla anche delle relazioni tra Italia ed Egitto, ovviamente in qualsiasi da vecchio monopolista, i vecchi monopolisti tendono a guardare male quando arrivano altri, l'energia della Turchia, le telecomunicazioni dell'Egitto, insomma. Però, al di là dell'ambito italiano, è una cosa importante perché è un elemento su cui, a mio avviso, e non solo mio, si basa una parte rilevante del nuovo accordo del secolo o accordo di Abramo di cui prima e sappiamo la rilevanza strategica delle telecomunicazioni, dei dati e di quant'altro e che vede appunto coinvolti, ma ripeto, al tempo stesso ricordiamoci che l'Italia è il primo partner commerciale dopo la Cina della Repubblica Islamica dell'Iran. Ascolta Massimiliano, grazie. Purtroppo il tempo si è fatto tiranno e dobbiamo fermarci qui, ma grazie veramente per queste puntualizzazioni finali che secondo me aprono effettivamente il pensiero e la riflessione su aspetti che vengono poco considerati. Le reti informatiche effettivamente sono i nuovi canali petroliferi per certi versi, cioè hanno un'importanza assolutamente cruciale, insomma, perché l'informazione è il petrolio della contemporaneità. E in qualche modo effettivamente sono il segnale di reti sempre più stretti che finiscono in realtà potenzialmente a unirci, non a dividerci, insomma. L'augurio che possiamo farci è che si trovi effettivamente, e io spero che lo si trovi all'interno dei paesi interessati, un accordo perché i conflitti regionali, insomma, da combattuti sul campo possano diventare sempre più in realtà moderati dalla diplomazia, con l'aiuto esterno naturalmente, ma essenzialmente grazie all'autonomia e alla buona volontà di quegli stessi paesi. Mi dispiace solo che questa sera non abbiamo potuto toccare con te altri argomenti cruciali, come era originariamente mia intenzione, ad esempio la questione del nucleare iraniano, o piuttosto che la questione libica, visto che sono due elementi che si riflettono profondamente e pesantemente, su un futuro di pace, non solo dell'area, ma addirittura dell'umanità intera. Speriamo di avere occasione in un altro momento per poterlo fare, insomma. Caro Alberto, i miei contatti, insomma, ce li hai, per cui, insomma, se avrete ancora pazienza, te tutti gli amici in ascolto, collegati, insomma, volentieri, insomma, il mio contributo, insomma, c'è. Accetta veramente tutta la mia gratitudine, insomma, per aver condiviso con noi questa tua ora e mezza, insomma, e grazie, speriamo di averti poi presto a Tirano, perché... Quello sarebbe un piacere, insomma, tornare, a rivederci di persona. No, tu poi sei un po'...
sei un buon ciclista, per cui insomma l'idea è di poterti rivedere. Signori, io vi saluto, grazie per aver partecipato all'incontro di questa sera. Vi ricordo, per coloro di voi che fossero interessati, che il prossimo sarà il 17 maggio, è giornata dedicata proprio alla lotta all'omofobia e a ogni forma di discriminazione di natura sessuale, di orientamento o di genere. Parleremo con Francesca Druetti, che è un'autrice della casa editrice People, prenderemo spunto da un suo libro dedicato proprio ai Pride e agli interventi fatti da diverse personalità proprio sui Pride, per ragionare di questi temi. Io ho provato a contattare Alessandro Zan, non ce l'ho fatta purtroppo, sarà per un'altra volta, insomma, speriamo nel frattempo che il DDL Zan venga approvato anche al Senato. Grazie ancora Massimiliano, e grazie a tutti voi per essere stati con noi, e buona